Presidente, buonasera. Cosa che sta venendo? Vai, Presidente. Vito Procacci è stato per anni un mio compagno di lavoro quotidiano. Le difficoltà anche di riorganizzazione del pronto soccorso del Policlinico di Bari, ma più in generale dei pronto soccorso delle città più grandi di tutta la regione, è avvenuto anche grazie al suo lavoro, alla sua consulenza. Noi abbiamo riprogettato tutto il pronto soccorso del Policlinico di Bari con i suoi suggerimenti e ovviamente in questo momento ci prende uno smarrimento avere perso un punto di riferimento importantissimo, un uomo di grandissima umanità, capace di parlare con le persone, anche di dovere alle volte comunicare notizie terribili e contemporaneamente fare coraggio ai giovani che formava all'interno del pronto soccorso. Un uomo quindi di straordinaria qualità, al quale abbiamo deciso di intitolare il pronto soccorso del Policlinico di Bari, che lui stesso aveva progettato, una cosa che lui si è meritato sul campo, e quindi confermiamo il nostro affetto verso di lui, verso la famiglia, verso tutti i suoi collaboratori. Non sarà facile andare avanti senza di lui. Presidente, un ricordo personale di Vito Procacci. Guardi, io e Vito, lei sa che quasi tutti i pugliesi hanno il mio numero di telefono, ovviamente molto spesso quando sono a pronto soccorso in attesa o per delle stupidaggini o per cose più gravi finiscono per telefonarmi, quindi capitava spessissimo che Vito, diciamo, in qualche maniera dovesse gestire anche me, le mie proteste per le varie per le lamentele dei cittadini. Ma Vito aveva sempre la possibilità di spiegare bene cosa stava accadendo e devo dire, l'ho sentito 5 ore prima che morisse, lui era in ferie e c'era una situazione molto grave al Policlinico di Bari, dove purtroppo stavamo perdendo un paziente e bisognava spiegarlo alla famiglia. Lui non c'era, i suoi collaboratori non riuscivano a spiegare con la dovuta efficacia la situazione alla moglie di questo paziente, quindi io in qualche maniera l'ho sostituito. L'ultimo messaggio di Vito è grazie, perché questa volta io non ero in grado di farlo, lo hai fatto tu, di parlare con le persone, perché lui aveva, oltre a una grande capacità professionale, ripeto, un'umanità e una capacità di empatia straordinaria. Grazie, grazie. Vito è stata una figura essenziale per l'azienda Policlinico in tutti questi anni, ha insegnato tanto a tutti. Abbiamo pensato insieme al Presidente Emiliano di intitolare il reparto del pronto soccorso a Vito. Credo che questo sia quello che è giusto fare, tutta la sua equipe lo vuole, noi lo vogliamo e quindi lo faremo come atto di ringraziamento a Vito e anche come momento per lasciare la sua memoria ai successivi medici che si alterneranno in quella struttura, perché lui ci teneva tantissimo alla formazione dei giovani. Faceva degli incontri con i medici tirocinanti che ancora dovevano decidere quale specializzazione intraprendere, faceva degli incontri singoli, cercava di spiegargli quanto era bella la professione dell'emergenza urgenza. Questo lo faceva soltanto lui, aveva questa capacità straordinaria e poi a tutti gli specializzandi riusciva a trasmettere questa passione. Quindi ha partecipato e ha creato lui stesso la struttura che oggi vediamo, così come è organizzata, l'ha seguita stanza per stanza, metro per metro, quando è stato costruito il nuovo pronto soccorso qualche anno fa. Quindi è una struttura che si incarna con Vito Procacci stesso, quindi crediamo tutti che sia la cosa più giusta da fare. Un flash, il dottor Anelli ha parlato anche dell'eccessivo stress, soprattutto di chi lavora proprio al fronte, diciamo, nei reparti di emergenza e urgenza. Come ripensare questa professione? Guardate, tutto il comparto sanitario vive la professione con tanta passione sicuramente, con tanta dedizione e anche con tanto stress.
perché sta cambiando il modo di vedere l'approccio con la sanità. Io credo che però la passione sia qualcosa che vada da Vito, per esempio, aveva lui stesso la passione di voler stare per un soccorso quando c'era bisogno. E ricordiamoci quando il Policlinico ha subito la prima ondata del Covid e il dottor Procacci era, insieme a tutti i suoi, era in prima linea, ma in prima linea si intende che era proprio lì davanti a tutti gli altri ad affrontare quello che stava accadendo. Dormiva anche lì in quell'epoca, se ci ricordiamo. Si evitava di andare a casa per non infettare i familiari e fa parte della professione, la vita in prima linea. Chi sceglie questa professione non ha una vita, come dire, standard, tranquilla, ha una vita fatta di passione. Questo vale per tutti, vale per il pronto soccorso, vale per chi fa i trapianti, vale per chi pensa all'operatorio, vale per chi è reperibile la notte, a Capodanno, a Natale. Grazie. Grazie a noi come professionista. La sua dedizione al lavoro era una cosa molto nota. Ha interpretato molto bene il ruolo di medico rispetto ai principi che sono sanciti nel giuramento che noi facciamo quando iniziamo questa professione. Lui si è dedicato anima e corpo, insomma, al suo lavoro, alla professione medica, ed è stato sempre esemplare nei confronti di tutti i colleghi, soprattutto di quelli più giovani, che da lui hanno imparato veramente tanto. Lei ha detto troppe morti improvvise, dovute forse anche come con causa al troppo stress. Sì, come medici siamo abituati all'osservazione, e quindi vedere al Policlinico, insomma, oltre 4 morti per morti improvvise in una situazione in cui è evidente lo stress lavorativo. Oltretutto la Cassazione ha riconosciuto anche risarcimenti per stress lavorativi, non possono che farci pensare sempre di più a un sistema che deve essere in qualche maniera riorganizzato per consentire ai medici poter lavorare con serenità. Un'ultima cosa, come ricorderete come ordine dei medici Vito Procacci? Sì, oggi si è riunito il Consiglio dell'Ordine, e abbiamo in scadenza la festa della professione il 12 settembre al Petruzzelli. In quell'occasione ricorderemo Vito assegnandogli il premio della buona medicina. Grazie, dottore. L'amico Vito Procacci incarnava davvero quel senso di appartenenza al nostro territorio, quel senso di comunità che io tanto invoco. Vito si caratterizzava soprattutto per la sua estrema generosità, ma soprattutto per la sua grande passione per quelle che erano le nostre tradizioni, la nostra storia, i nostri riti, che poi applicava materialmente quando faceva il medico. Era chiamato a fare il medico, non il direttore del pronto soccorso, il medico, perché lui si esponeva in prima linea. Quindi posso dire che Vito per noi è un esempio, rimarrà un esempio di cittadino che ha dato tanto per la nostra comunità, ma ha dato tanto anche per il territorio vasto, e questo è un bel esempio di come davvero si può essere cittadini attivi, cittadini esemplari. Grazie.